Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Questo qua è un video vlog insieme a... Chi sei? Chi sei? Sì, ovviamente non dobbiamo far scappare nessuno. Crepa zanzara. Quando le macchine vanno due all'ora, il mondo si ferma. Ci sono delle sedie, aiuto! Sono per la serata di stasera. Che serata c'è? Stasera ragazzi, per chi voglia venire, c'è la serata del guest dove faranno vedere tutte le foto, tutti i video del guest. Ma non era ieri sera? No, è stasera. Oltre alla finale d'Europa League, che purtroppo non riuscirò a vederla perché sono in questo maledetto. Finale di Europa League. E quale Sì, sarebbe la finale. finale? Ciao Mamadou. Mentre stiamo qui un Oh po'. ragazzi, mi dispiace per averlo fatto vedere, però è un po' l'animatore del cavolo. Andiamo. Ah sì, me ne È siete accorti. l'animatore che rompe di più. E io non pago affitto. Vabbè. Bella ragazzi, allora, come detto in qualche video fa, andremo a salutare un nostro amico e forse chiederemo di accompagnarlo, sempre se è a casa. E ci guiderà infatti il nostro caro Bozzolo, come vedete, dalle strade di Libia. Per le strade di Libia. Occhio alla macchina, speriamo sia aperta. Finestrino aperto? No, volevo urlargli qualcosa. Bene, raga. È bella l'Imen, vero, eh? È bella l'Imen. Se Allora, volete tanto ragazzi. sapere, l'Imena si trova esattamente un secondo. Sì, in Liguria. C'è qualcuno che sta arrivando? Nessuno sta arrivando. Sta arrivando qualcuno? Stepney. Andiamo avanti, ci sono degli altri miei animatori. Ragazzi, mi dispiace se per l'inconveniente che stiamo passando davanti al guest, che purtroppo, raga, Che purtroppo purtroppo pur a quest'ora finisce la loro l'assemblea l'assemblea per decidere assemblea cosa fare stasera. cosa si farà Bella don raga, don don allora, adesso stiamo si bella raga ogni 2 secondi lui dice bella raga Raga, è una mia bella raga, è una mia specialità dire bella raga. intanto se volete sapere sono diciamo le 9 del mattino. 9 del mattino, ora esatta. Offerta da RTL 102.5. 102.5. Bene, scusatemi, Oh, c'è. abbiamo sbagliato strada, Non lo se so. è quella davanti. Raga, scusatemi, c'è partita l'ignoranza. Mi scuso per tutti i nostri fan. Oh, chi cacchio sta urlando? What? What? Dai, facciamo un incidente, Boris, il conducente. Raga, E guardate. io non pago affitto. Raga, guardate. Un ladro che sta chiamando il taxi. Taxi. Raga, non mi sorprende, Taxi. è un ladro. Raga, scusatemi Infatti si se... vede dal buco di casa. Alle 9 del mattino, scusatemi. Vedete come, ragazzi, potete vedere, il sole sta adesso. Ed è anche uscito un nuovo video, l'intervista dell'anno. Bene, raga. Ciao. Ciao. Adesso, come potete vedere, Stiamo andando in una via strana, anche se non si vede un il cacchio. nostro sole, Aiuto il sole! Devo andare da un'altra se ne parte. sta andando. O dobbiamo andare a casa di cosa? Non dobbiamo. Seguimi. Spero di fare giusta la strada. Non Se è questa la la strada. faccio sbagliata, scusatemi ragazzi, è che ho un po' di smemory perché l'Imena in Liguria, giusto? Sì, in Liguria. È una città molto grande, più grande di Milano. Sì. Beh, più o meno. Quasi. Quasi. Siamo È che nel nostro paese, proprio qua, vicini. vicini a... raga, non mi... Vicini siamo no, noi siamo attaccati a Milano. Anche se vivo in Liguria, scusatemi. Siamo attaccati a Milano. Sì, scusatemi, non so tanto bene io le città vicine a noi, anche se sono molto... Bene, raga, abbiamo sbagliato strada. Sì, Ora lo giriamo a sapevo. sinistra e di nuovo a sinistra. Perché
Perché c'è Stephanie. No, adesso andiamo a salutare Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pork. Dov'è l'asilo nido? Asilo nido è di là. Nido asilo. Raga, scusate, c'è partita la seconda ambulanza. Qua si può entrare. È aperto. Ci entriamo a fregare, non dai scherzo. Che villa di merda. Scusate, c'è partita l'ignoranza. Ho detto no. Per scorreggiare. No, in realtà non è vero. C'è partita l'ignoranza. L'asilo nido. C'è il figlio di una... un ragazzo centri bubuiaia. Che cacchio di nome è? Non lo so, che ci viene Peppa palle gambe pie gambe pie che ci viene Peppa palle gambe pie Giorgio, che testa e nasi Peppa spalle gambe pie. Che bella la macchina dell'anno. Scusatemi, dobbiamo accelerare il passo. Sì, lo sapevo che avevamo sbagliato strada. Scusate se ve lo chiedo, ma che ore sono? Le 9:30? No, sono... Le 9:15? Sono le 9:05. Da come potete vedere dal sole, la raga sta per... Calare. No, sta per salire il cielo. Dritto, a mezzogiorno. Tra due ore, infatti. Raga, adesso scusate se siamo ritornati nel punto di partenza. Colpa della guida. Colpa della guida. Raga, guardatela. Come si fa? Raga, venite con me. Che macchine di merda che ci sono. Guardate come attraversiamo il mio sogno, raga. Oh, vas! Cazzo, cretino! Andiamo avanti, non sono visto. Sì, speriamo. Un incidente, pare solo! Il conducente. Scuole a medie aperte? È là, ragazzi, che dopo farò. Entriamo due secondi. Di nuovo, vi chiedo scusa. Sicuro che vuoi che entriamo? Stanno facendo i preparativi. C'è una tizia che saluta. Sapete quali me ne sono uno dei più conosciuti, ciò. Colpa, no dai scherzo. Colpa dell'iscritto. Volete dire? Vuoi che attraversiamo e entriamo in scuola? Tanto per crederci figo 2 secondi. Sento 2 secondi in scuola. Entrata, io devo filmare. Oltre ad essere una scuola media occupata dal Crest e con sotto la biblioteca dove si vedono le griglie ci sono la biblioteca, raga. Sì, voglio vedere la gente. Oh, andiamo al melograno dove c'è la melagrana. Ok, dopo però mi sa di aver visto Nicola Cavallini. Cioè, dove cacchio è Nicola? Al barco. Andiamo al barco. Però prima andiamo al melograno. A me la grana. Ragazzi, come potete vedere, questo qua è il nostro asilo. Sì, dall'asilo nido dove siamo cresciuti, nati e sputati. Capito? Se facciamo... Con tutti i giochi. Raga, pensate quanto sono ecologici. Si è appena passato... Hanno messo l'energia prodotta e anche le emissioni evitate. Raga, come sono ecologici. Bene, adesso proviamo a vedere... È di qua che abita Gabriele. Vediamo a vedere se effettivamente riusciamo a trovare Cavallini al parchetto. Anche se non me ne frega adesso di andare a casa di Gabriele. Io voglio vedere se Cavallini perché capire se lui da qua mi spiace, ma devo rientrare. Ok, possiamo uscire. Di che squadra sei te? Dei Rossi. Rossi, non c'è! Che mercoledì! La nostra spada della roccia, raga! Non so quale sia. No. Oh. Ciao Matilda!
quella la più piccola, ragazzi, guardate che figa. Quella la piccolina, tutta dei mucchietti, rifagli, aspetta, ingrandisco. Non si può. Che scatole. È quella con la maniglia rossa. Easy peasy lemon squeezy sul Real Power. Siamo entrati e basta. Raga, se effettivamente quello là è Nicola Cavallini, lui l'unica roba che posso dirvi è che è un pazzo dei Mets. È andato a vedere anche una loro intervista e anche la sua maglietta, la loro maglietta. Raga, lui è un pazzo. Sì, quello sono io. No. Sono entrato nello studio DJ dove c'erano i Mets. Aspetta, cioè, raga, abbassiamo la voce. Cioè, è suo fratello insieme a un rompiscatole. Cioè, Nicola Sabatino non entra. No, scusate, raga, è Luca Cavallini. Sì, mi sta... Entriamo e basta. Registriamo in piena live. Beh, cosa posso dire? Spero che il video vi sia piaciuto. Raggiungiamo. Aspetta, raggiungiamo prima la casa di Gabriele. La roba più importante è di Limena, in Liguria, vicino a Milano, è questo cosetto. Bene, ragazzi. Sì. Che ricorda tutti gli statunitensi morti. Raga, scusatemi quando riparte così l'ignoranza, che veramente... Ho una palla! Una palla! Sono veramente euforico. Ti ricordi la pubblicità? Sono veramente euforico. Prova a chiamare l'amico che è con il cavallino. Senior, chi è? Si chiama Nicola Fabadino. Aspetta, vengo. Sì, un secondo che mi devo fare i grattini. Bene, aspetta, dove cazzo?